Grazie Presidente. Sono emozionato, quell'emozione costruttiva di chi si sente partecipe a un grande evento. Questi due provvedimenti cambieranno il tessuto sociale della nostra nazione e questo mi emoziona, come ha emozionato la senatrice Campagna. Con il reddito di cittadinanza utilizzeremo uno strumento per il contrasto alla povertà. 5 milioni di poveri hanno chiesto l'aiuto del governo e il governo c'è, il governo è presente, chiederà loro e aiuterà. No, non sono calmo, avete creato 5 milioni di poveri, non sono calmo, sono entusiasta di questa manovra. Quindi potete dirmi, no, non sono nemmeno folle, c'è quella follia costruttiva. Parli con la Presidenza, senatore. No, parlo, però, capisco che il centro-sinistra è in difficoltà dopo aver approvato il Job Act, dopo aver abolito l'articolo 18, dopo aver creato precariato agli esodati, sono in difficoltà e noi questa difficoltà la smonteremo pezzo per pezzo. Con quota 100 libereremo dal sequestro lavorativo 62.000 dipendenti e lavoratori sequestrati da Elsa Fornero, che non gli ha permesso di andare in pensione e di vivere la propria vita da pensionati. Questa è una vergogna e noi rilanceremo con forza quota 100. Il mio pensiero va anche a quei sindacati che per anni sono stati assenti, in particolare la CGIL, che ha dimenticato il suo ruolo di sindacato per tornare in piazza con il rivoluzionario Landini. Oggi torni! Landini, ma dov'eri quando hanno abolito l'articolo 18, Landini? Dov'eri? Oggi scendete tutti in piazza. E questa è una manifestazione strumentale. Ma noi non ci faremo intimorire. Andremo avanti per la nostra strada, consapevoli di fare un vero progresso di cambiamento. Noi siamo il vero progresso, non voi i progressisti. Ci avete criticato perché discutiamo in maggioranza. Ma viva Dio che discutiamo! Perché finalmente c'è un governo che non prende ordini dalle letterine della UE, c'è un governo che discute e porta delle soluzioni, al contrario di quello che hanno fatto i signori del centro-sinistra, che aspettavano le letterine dall'Unione Europea per compiere il compitino, scusate il gioco di parole, di chi li comandava. Oggi questo è finito, non c'è più, ci siamo solo noi. Un governo attento a quelle che sono le esigenze del popolo, quel popolo che qualcuno ha dimenticato, soprattutto quella classe operaia dimenticata e abbandonata, che oggi, grazie anche al leader Matteo Salvini, stiamo rimettendo al centro della nostra azione politica. Ci siamo. Abbiamo portato degli interventi non indifferenti, come la pace contributiva che permetterà di riscattare i periodi scoperti dalla contribuzione fino a un massimo di 5 anni, un atto di civiltà per chi ha perso anni di lavoro, il fondo di solidarietà che permetterà un cambio generazionale, quel cambio generazionale che voi avete distrutto con le vostre riforme del lavoro, che avete chiamato mercato, come se i lavoratori fossero delle bestie. Non si deve chiamare mercato del lavoro, si deve chiamare mondo del lavoro. Un atto di civiltà nei confronti di chi lavora, perché voi l'avete trasformato in mercanzia, in mercato, in inefficienza. I provvedimenti che stiamo portando avanti sono un atto di giustizia sociale, perché permetterà con opzione donna a molte donne di passare il loro tempo in famiglia, di far subentrare altre donne nel mondo del lavoro. Un atto concreto per la parità dei diritti. Cosa che voi avete sempre blaterato, sì, blaterato, voglio usare questo termine, ma non avete mai portato a termine. Solo chiacchiere. Invece noi stiamo facendo i fatti e lo cambieremo con il reddito di cittadinanza, con quota 100, col governo che andrà avanti fino in fondo. Grazie. Grazie, senatore De Vecchi.